tengono d'occhio è Ronaldo, non può che essere così oggi. Stefano in verticale per Kakà, si temono molto da, in casa interista, le accelerazioni di Kakà, del Kakà in particolare visto in Champions contro il Celtic. Anche i passaggi, perché voleva far passaggi indietro, è stato costretto a un dribbling e c'è stato il fallo. Prova a partire Ronaldo per Kakà, il pallone, Kakà inseguito sempre da Cordoba che non lo molla. Alla Kakà, Jankulowski prova il sinistro, che allarga poi il gioco, mette giù di petto Kakà che prova a partire, un po' di spazio da lì a destra, lo va a chiudere Stankovic, lo sfida Kakà, prova a passare, insiste ancora il Milan con Kakà, arriva a sostegno Ambrosini, servito sulla corsa, è pronto a traversone, eccolo, conquista palla, chiama Gattuso in verticale per Kakà che prova a partire, 2 contro 3, ci sono Kakà e Ronaldo, Ronaldo servito su Jankulowski per Kakà che prova subito a cambiare l'azione, ha davanti da Kur, accelera Kakà, lo salta secco, poi va centralmente, recupera Stankovic, sta al piede e con Ronaldo lo serve, lo vede Kakà, Seedorf fa la corto, Pirlo cerca un pallone centrale, Kakà fa proseguire Materazzi quasi, Kakà, Seedorf, ancora Inter però, Figo attaccato da Kakà che gli porta via il pallone, Gattuso ha sporcato il pallone da Zanetti ma Seedorf arriva ancora per Jankulowski, poi da Kakà, vuole rientrare sul destro, Kakà passa centralmente, fa movimento Pirlo, Kakà cerca Ronaldo, posizioni fuori gioco di Ronaldo. Sì, era fuori giusto, gioco invece. Giusto, bravo Matera. Poi Gattuso che mette giù per Ambrosini. Poi il colpo di testa di Kakà, ancora Gattuso. Cerca la profondità per Kakà che va in velocità. È veloce anche Cordoba. Kakà prova a passare, Cordoba lo ferma. Stefano il grande sabato campo. Stefano. Erano effettivamente un Riso, vede che la squadra sta crescendo, la partita bene, nella parte centrale del tempo era un po' calata, adesso Ibrahimovic non ce la fa più, si sta scaldando Cruz. È rientrato verso il centro e con il piede non su. Sì, ecco. No. Incredibile, il calcio è veramente strano, Beppe. Ci sono delle cose, si sente con Materazzi, ma c'è Kakà che prova ad andare in campo aperto. Lo chiude Cordoba, Kakà vorrebbe rientrare, arriva la sovrapposizione di Seedorf, Kakà lo aspetta per sfruttarne il movimento, cercare un po' di spazio, danza ancora sul pallone Kakà, poi il tocco nello stretto per Seedorf, va via ancora Kakà di forza su Burdisso che lo ferma irregolarmente, calcio di punizione per il Milan che gioca ancora molto sullo stretto lì davanti all'area di rigore, da cui non ce la fa a rientrare Kakà di prima, Pirlo liberato splendidamente Kakà, certo che nelle partite che con doppietta il giorno dello scudetto del... ma sai, ha avuto delle situazioni favorevoli dal calcio di rigore, altre situazioni che non sono entrate per pochissimo, poi vai a subire il gol, questo è un contraccolpo psicologico forte. Sta Kakà, mette giù non benissimo Burdisso, Kakà commette fallo, calcio di punizione, e cioè Ronaldo che poi ha fatto il gesto di padiglioni auricolari, attacco per cercare il pareggio, Figo prova a mettere in mezzo, Jankulowski non benissimo, Gattuso e poi alla fine Kakà all'indietro, Maldini ha contenuto Ibrahimovic recuperando un passo giusto che sembrava impossibile, Gattuso per il contropiede del Milan che apre con Kakà per Seedorf, 3 contro 2 contiene Samuel, Kakà lo spinge un po', riesce a liberarsi, adesso lo sfida 1 contro 1, Kakà prova a passare, arriva a raddoppio, Kakà davanti il Burdisso, cerca Ronaldo, corto, fuori ancora per Kakà, Kakà nello stretto, spalla alla porta, cerca un varco, Maxwell lo attacca, Kakà prova a saltarlo, non c'è fallo, sì c'è fallo, è a Crespo ma uscirà Cruz, quindi evidentemente hanno fatto miracoli, massaggi nell'intervallo per Ibrahimovic e la sua schiena, prova a partire Kakà, intanto allarga per Ronaldo, Ronaldo fa passare per Gattuso in area di rigore, Gattuso sul fondo di niente, Kakà parte su Cordoba, 1 contro 1 di Kakà, lo sfida in velocità, Cordoba cerca di contenerlo, poi Materazzi con il tacco, però c'è stato con l'Inter, segna, scusa, un gol ogni 2 partite anche in questa stagione con l'Inter. Arriva sul pallone Ambrosini, Kakà allargo per Gattuso, si è staccato dal centro, poi Kakà, ancora Kakà, cerca un varco, vuole un pallone per Ronaldo, Kakà sempre lui, Kakà sul corridoio per Oddo, forse l'ultimo, rimessa laterale, poi il pallone in verticale per Kakà, secondo me ha preso una baglia a guardalinea, c'è calcio di punizione per il Milan dal limite dell'area di rigore, quasi tutta l'Inter a protestare con il direttore di gara, infatti guardalinea prima segnava fuori gioco ma era rimessa laterale, era impossibile che pare. Kakà parte, saltato Burdisso che ha deviato il pallone, poi Kakà 1 contro 1 su Zanetti, Kakà lo sfida, entra Kakà in area di rigore, Zanetti lo contiene, calcio d'angolo per il Milan, 28 minuti sul crollo e Ancelotti ha fatto un gesto per dire no, non è una soluzione adeguata, penso, perché in realtà non posso, ti lava sempre con i giri giusti Kakà,
adesso deve condurre lui dell'Inter. Sentiamo Stefano De Grandis. Stefano in maniera pregevole, poi Kakà si gira, Kakà attaccato ancora da Maxwell, fuori per più libero, sta svariando molto, ancora Kakà prova a partire dalla tre quarti, c'è Sanetti che lo aspetta e tutto il centrocampo, ma ha ragione il pressing del Milan che alla fine riparte, c'è Kakà, c'è Gilardino dalla parte opposta, il pallone per Gourcuff, Gilardino, c'è Ronaldo che viene incontro, Kakà prova a farsi vedere, vuole girarsi, Kakà, arriva Gourcuff, il pallone però dalla parte opposta per Jankulowski, parte come un siluro, Maldini a sinistra, premiato sulla corsa, arriva al traversone di Maldini, ha colpito male, palla sul fondo, uomo partita a scherzo.